Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, capitolo 7, 22 maggio 1909. Questa mattina, avendo fatto la comunione, il benedetto Gesù non è venuto e dopo di essere stata molto tempo ad aspettare tra la veglia e il sonno, vedendo che passava l'ora e Gesù non ci veniva, volevo uscire dal mio sonno. E insieme ci volevo stare per lo strazio che sentivo al cuore per non averlo visto. Mi sentivo come un bambino che, volendo dormire e venendo risvegliato per forza, prende dei picci e piange. Ma nel mio piccio, mentre mi sforzavo a svegliarmi, dicevo nel mio interno: che amara separazione, mi sento senza vita, eppure vivo. Ma la vita è più dura della morte. Ma però sia per amore tuo la tua stessa privazione. Per amore tuo l'amarezza che sento, per amore tuo il mio cuore straziato.
Per amore tuo la vita che non sento, eppure vivo. Ma per fare che ti sia più accetto, unisco questo mio patire nell'intensità del tuo amore e ti offro col mio il tuo medesimo amore. Ma mentre ciò dicevo, si è mosso nel mio interno e mi ha detto: com'è dolce e dilettevole al mio udito la nota dell'amore. Di un'altra volta, ripetila ancora. Ricrea il mio udito con queste note d'amore così armoniose che mi scendono fin nel cuore e tutto mi raddolciscono. Eppure, chi lo crederebbe, ho vergogna a dirlo, nel mio piccio ho risposto: non voglio dirlo, voi vi raddolcite ed io mi amareggio di più. Il mio dolce Gesù ha fatto silenzio, come se si dispiacesse della mia risposta. E non appena mi sono svegliato, mi sono svegliato, ho ripetuto molte volte le mie note d'amore, però non si è fatto più sentire né vedere per tutto il giorno. Capitolo 8, 25 maggio 1909. Continuando il mio solito stato, il benedetto Gesù non ci veniva, però tutto il giorno mi sentivo come uno sopra di me, che non mi faceva perdere un minuto di tempo, ma mi teneva sempre in continua preghiera. Un pensiero voleva distrarmi col dirmi: quando il Signore non viene, tu preghi di più, stai più attenta. E con ciò tutto il campo a non farlo venire, perché il Signore dirà: una volta che si comporta meglio quando non ci vado, è meglio che la privi di me. Io, non potendo perdere tempo ad ascoltare ciò che diceva il pensiero, per chiudergli la porta in faccia, ho detto: quanto più lui non viene, e più io lo confonderò d'amore. Io non voglio dargli occasione, questo posso e questo voglio fare, e lui è il padrone di fare ciò che vuole. E senza pensarci allo sproposito che mi aveva detto il pensiero, ho seguitato ciò che dovevo fare. La sera, però, io neppure mi ricordavo di ciò, il benedetto Gesù è venuto e quasi sorridendomi mi ha detto: brava, brava la mia amante che vuol confondermi d'amore, ma però ti dico, mai mi confonderai. E se qualche volta pare che mi confonda d'amore, sono io che ti do la libertà di farlo. Perché l'unico sollievo e la cosa che più godo da parte delle creature è l'amore. Difatti ero io che ti sollecitavo a pregare, che pregavo con te, che non ti davo posa, sicché invece di confondermi, io ti confondevo d'amore. E siccome tu ti sentivi tutta ripiena d'amore e ne restavi confusa, vedendo che tanto versava in te il mio amore, credevi di confondere me col tuo amore. Però ti dico, purché tu cerchi di amarmi di più, godo di questi tuoi sbagli e, no, e ne formo uno scherzo tra me e te. Capitolo 9, 14 luglio 1909. Me la sono passata amarissima con la proiezione del benedetto Gesù. Al più, ad ombre dal lampo si fa vedere, qualche volta anche i lampi pareva che fuggivano via. La mia mente era funestella dal pensiero: come crudelmente mi ha lasciato. Gesù è tanto buono. Ah, forse non era lui che ci veniva, la sua bontà non me l'avrebbe fatto. Chissà che non sia stato il demonio, la mia fantasia, oppure sogni. Ma nella parte intima l'anima non ne voleva sapere di questo, voleva starsene in pace e pareva che si seccasse di tutto, si addentrava sempre più nella volontà di Dio. Si nascondeva in essa pigliando un sonno profondo nel suo santo volere, e non c'è via di mezzo che si desti. Pare che il buon Gesù la chiude tanto nel suo volere che neppure la porta gli fa trovare per poter picchiare e farla sentire che Gesù l'ha lasciata, ed essa dorme e se ne sta in pace. La mente, non vedendosi niente risposta, dice tra sé: io sola mi devo prendere bile, anche io voglio quietarmi a fare la volontà di Dio. Venga quel che venga, purché faccia la sua santa volontà. Questo è il mio stato presente. Ora, questa mattina, pensando a ciò che ho detto di sopra, il buon Gesù mi ha detto: figlia mia, se fossero fantasie, sogni, demoni, non avrebbero tanta forza da farti possedere l'aureola della pace, e non per un giorno, ma per ben 25 anni. Nessuno poteva farti ispirare quell'aura di pace soave dentro e fuori di te. Solo colui che è tutto pace e che se alito di turbazione potesse sorprenderlo, cesserebbe d'essere Dio. Resterebbe offuscata la sua maestà, impicciolita la sua grandezza, debole la sua potenza, insomma tutto l'essere divino
avrebbe ricevuto una scossa. Colui che ti possiede e che tu possiedi ti sta sopra, ti vigila continuamente da ogni alito di disturbo. Ricorda che in tutte le mie venute sempre ti ho corretto se c'era in te alito di turbazione. E di nessun'altra cosa mi sono tanto dispiaciuto che se non ti vedessi in pace. Ed allora ti sono scomparso quando ti ho tutta rappacificata. La fantasia, il sogno, molto meno il demonio, non hanno questa virtù. E molto meno la possono dare gli altri. Perciò quietati e non essermi ingrata. Bene, questi tre capitoli certamente sono situati e circostanziati dentro le particolari personali. Certamente uniche, anche se non irripetibili, perché anche ad altre anime è stato concesso tale intimità con il Signore. Comunque sono esperienze di Luisa, però sono da notare in essi due cose. Uno, la crescita, cioè il lavoro che Gesù fa con quest'anima nello stato in cui si trovava, utilizzando sapientemente, lui che la sapienza è creata, e le stesse esperienze straordinarie. E secondo, evidentemente di riflesso, sono da trarre per noi gli insegnamenti che appunto in questo modo peculiare, perché utilizzando questi strumenti straordinari, Gesù dava a quest'anima. Numero uno. Come si comporta Luisa? Qui si deve notare una progressione negli scritti, no? Siamo quasi al termine dei primi 10 volumi, cioè ci manca ancora un pochino perché tutto il nono e tutto il decimo, però ormai ci siamo, no? Questi primi 10 volumi rappresentano come un lungo itinerario preparatorio, non è che poi la sofferenza di Luisa per l'assenza di Gesù cessa. Si vede anche nei volumi più avanzati, no? Però c'è una trasformazione, nel senso che il dolore è sempre tanto grande, ma è vissuto non soltanto in piena rassegnazione, ma in piena obbedienza, e il primo dei capitoli che abbiamo letto addirittura viene trasformata la privazione in occasione per offrire sacrifici d'amore al Signore. Sia per amore tuo la tua stessa privazione, per amore tuo l'amarezza che sento, per amore tuo il mio cuore straziato, per amore tuo la vita che non sento eppure vivo. Ecco, questo è un punto certamente importantissimo e che mostra quindi anche, tra l'altro, questa docilità dell'anima di Luisa all'azione della grazia, nel senso che il dolore non viene tolto, ma il dolore viene trasformato. E Gesù lo fa apposta, lo fa, perché come poi le dice, e poi lei ricade in un'ulteriore imperfezione, queste sono cose che licenze che sono possibili tra anime innamorate. Attenzione che Gesù la chiama la mia amante, non nel senso chiaramente in cui negativo li chiamiamo gli esseri umani, no? Amante significa colei che mi ama, e lì, insomma, si permette, insomma, di rispondere in un certo modo a Gesù, che il quale poi a sua volta divinamente gli dà una piccola lezioncina, insomma, perché scompare e sparisce, nonostante che poi Luisa si penta e ripeta quella cosa che Gesù voleva sentirsi ridire, no? E adesso, a prescindere da questa scaramuccia tra innamorati, chiamiamola così, e bisogna vedere la reazione di Gesù, perché Gesù reagisce positivamente a questa crescita di Luisa, come dolce e dilettevole al mio udito la nota dell'amore. Dilla, dilla un'altra volta, ripetila ancora, ricrea il mio udito con queste note d'amore così armoniose.
che mi scendono fin nel cuore e tutto mi raddolciscono, ma dovremmo profondamente meditarle queste parole. E io quando sento queste cose, il pensiero che mi viene in mente è questo: la nostra persona, quindi la nostra individualità, anche il nostro modo di comportarci e di relazionarci con i termini di riferimento del nostro amore soprannaturale, può essere Gesù, può essere Maria, a seconda di come il nostro cuore è inclinato, determinano delle reazioni in loro, reazioni che possono essere di questo tipo. Cioè, ci si prova ad immaginare, insomma, no? Se uno quando muore si trova davanti Gesù che gli dice: guarda che in quella circostanza tu mi hai tessuto questo canto d'amore, hai reagito a quella prova, a quella sofferenza in questo modo, e mi hai lanciato delle note così armoniose che mi hai dato un sacco di dolcezza in un momento in cui, non lo so, guardando in giro in quel momento storico nel mondo ne vedevo fare tutti i colori. Questo è lecito, sì, è lecito sperarlo questo qui, certamente a condizione che si entri in questa dinamica. La dinamica di Gesù è dinamica di amore, come spiega nel secondo paragrafo, cioè Gesù non vorrebbe vedere nient'altro che questo. Questo tante volte l'abbiamo meditato, rimeditato, ma non è mai abbastanza, no? Gli scritti sulla Divina Volontà, che sono appunto libri di cielo perché mostrano la vita del cielo, e vivere nella Divina Volontà vuol dire vivere in terra la vita del cielo. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, detto in due parole, insomma. Che cosa c'è nel cielo? Nel cielo c'è soltanto questo, sta l'amore, perché Dio è amore. Tra i beati e Dio c'è soltanto questo, non c'è nient'altro, non c'è. È qui che purtroppo spesso e volentieri c'è ben altro. E quindi il lavorio che Gesù fa nell'anima, ed anche qui, priva Luisa della presenza sensibile, allora cosa fa Luisa? Luisa prega meglio, cioè tolte le cose straordinarie, come fa a stare con Gesù? Come fanno tutti i comuni mortali? Deve pregare, pregare bene, pregare meglio, certamente, no? Questo è accessibile a tutti. E poi anche qui le solite battute, ma Mose prego troppo bene. Questo chiappa non ce ne viene più, comincia a pensare perché dice: vedete che prego meglio, ecco, gli viene questo pensiero, no? Che poi lo supera, ecco, ancora con un altro stratagemma d'amore. Sì, no, ma quanto più lui non viene, io più lo confonderò d'amore. Non voglio dargli occasioni, questo posso e questo voglio fare, e lui è il padrone di fare ciò che vuole, ancora questa frase, no? Dice: non viene? Bene, io continuo ad amarlo. Come posso quando lui non c'è, cioè attraverso i modi comuni e ordinari, che è la preghiera ben fatta, e vedrai che a forza di amarlo in questo modo lui tornerà. E poi c'è un'altra cosa importantissima, questo ci dobbiamo ricordare tutti quanti: lui è il padrone di fare ciò che vuole, cioè una cosa fondamentale nei confronti di nostro Signore è che nessuno può accampare nessun tipo di diritto, di nessun genere. Cioè Luisa, che al 25 maggio 1909 sicuramente aveva vissuto tante belle cose con il Signore, e sembra adombrare in questa frase una grande verità di cui tutti devono essere consapevoli, sia chi ha ricevuto grazie straordinarie, sia chi ha ricevuto, e tutti questo, le molte grazie ordinarie che il Signore dà. Cioè, noi non abbiamo diritto a niente. Se il Signore chiudesse i rubinetti e cessasse di darci tutti i beni che ci dà, nessuno potrebbe lamentarsi e dire: ma che fai? Certamente meno che mai quando si tratta di cose del tutto straordinarie, perché le cose del tutto straordinarie si chiamano in teologia grazie gratis date, ecco, quindi proprio date gratuitamente per una liberalità del Signore certamente motivata, ecco, non arbitraria, no? E c'è tutto quanto un processo che si instaura tra Gesù e l'anima, in cui l'anima ha la sua parte, perché se l'anima corrisponde quelle cose rimangono, aumentano, se l'anima non corrisponde quelle cose cessano, no? Certamente, però non è che siccome tu una volta hai visto Gesù puoi pretendere che torni un'altra volta. Devi, ecco, dice: ringraziamo il Signore che l'ho visto, che t'ho visto, già è troppo che t'ho visto qui, insomma, no? Quindi
Ecco, questa è una disposizione fondamentale che dobbiamo avere nei confronti di qualunque beneficio dell'argizione che ci fa nostro Signore, ce ne fa tantissimi, ma dipendono sempre dalla sua benevolenza. Certo, un modo, se uno volesse, come dice Gesù, una specie di trucco, ecco. Se si può usare questo termine, ovviamente in senso buono, non in senso minimamente negativo, un trucco per custodire sempre la vicinanza, la comunione, la presenza di Gesù è industriarsi di moltiplicare nei suoi confronti, in tutte le forme e i modi possibili, l'amore. Solo che poi Gesù spiega che quando questo nell'anima accade, tu ti pensi che sei tu. Ma è lui stesso che ti ispira a muoverti in questo modo, come spiega nella seconda parte del secondo capitolo, no? Dice: mai mi confonderai, sono io che ti do la libertà di farlo, perché l'unico sollievo e la cosa che più godo da parte delle creature è l'amore. Questo dovremmo mettercelo bene in testa. Quindi è impossibile che Gesù si confonda d'amore, perché è l'unica cosa che da noi vuole. Ecco, poi anche il terzo capitolo è di nuovo una variante sul tema. Certamente abbiamo visto che il secondo è il 22 maggio, 25 maggio, il terzo è 14 luglio. Ecco, se le cose insomma stanno realmente così, gli ha fatto fare una bella quaresima, insomma, a Luisa, una bella quaresima supplementare, perché sono oltre 40 giorni, insomma, dal 25 di maggio al 14 luglio. Di cui Luisa sintetizza, dice: più ad ombre al lampo si fa vedere, e qualche volta anche i lampi pareva che fuggivano via, no? Ecco. Non ripeto, insomma, perché poi ciascuno ricorderà e ne può fare oggetto di meditazione personale, insomma, lo strazio che è per un'anima che, pur non avendo nessun diritto, però sa quanto è dolce la presenza di Gesù, rimanerne priva per tutti quanti, per tutto quanto quel tempo, no? Però anche qui c'è da notare questa crescita di Luisa. Anch'io voglio quietarmi e fare la volontà di Dio, venga quel che venga, purché faccia la sua santa volontà. Se noi facciamo attenzione, per esempio, ad alcune espressioni di Gesù negli scritti, quando si parla di distacco, e questo gliel'ha fatto fare anche a Luisa. Il distacco deve essere universale nella nostra anima. Noi dobbiamo essere distaccati anche dalle cose del cielo. Ovviamente bisogna comprendere rettamente questa espressione. Capito? Noi dobbiamo essere attaccati solo alla divina volontà. Basta. Nel senso, se Gesù ti vuole apparire, lo vuole, stupendo. Poi non lo farà mai più per tutta la vita? Stupendo. Mi dà un sacco di grazie? Stupendo. Me le toglie tutte e mi lascia nell'aridità? Stupendo. Mi dà buoni, santi amici umani? Grazie. Sono da solo e non ho nessuna amicizia umana? Meglio. D'accordo? Qui dobbiamo tutti quanti fare attenzione, perché questo vuoto, ne abbiamo tante volte, se ne parla durante le meditazioni. Questi sono processi interiori, d'accordo? Perché il distacco non significa che una persona stia in un deserto come un eremita, no, d'accordo? Perché una persona può stare in un deserto come un eremita e essere attaccato a tutto e a tutti. Non è la circostanza esteriore che influisce su questo. Ecco perché tante volte si dice che la vita non è la volontà, è vita interiore, è un fatto del cuore, d'accordo? È un fatto del cuore, è un fatto di affetti. D'accordo? Cioè, su questo dobbiamo prendere assolutamente esempio dalla Madonna. Ma quanto amava la Madonna Gesù? Infinitamente. Ma io, per esempio, una scena che è, a mio avviso, straziante, una se ne vede nell'ora della Passione, no? Quando al principio prima dell'ultima cena, si accomiatano. La Madonna deve essere distaccata da Gesù. Ma immaginiamo, insomma, cosa può aver vissuto, no? Ma pure quando lui è uscito di casa dopo
la vita nascosta. Ci sono altre sante donne che hanno avuto la grazia di vedere quella scena. Quella è una scena veramente terrificante, insomma, no? Perché non è che la Madonna non l'amasse, cioè, la Madonna era la sua vita, cioè, separarsi da Gesù per darlo alla sua missione è stata una cosa allucinante, e viceversa anche per Gesù lo è stato. A distacco della croce, no? Anche Gesù stesso che voleva la presenza della madre sotto la croce, cioè che distacco, cioè dovendola vedere come corredentrice e dimenticandosi, cioè, tutto il dolore che doveva darle facendola essere presente lì sotto, no? Queste sono cose, cioè, noi dobbiamo pensare, Gesù che muore nudo in croce, no? Nudo e ricoperto di obbrobri, di maledizioni, di nemici, insomma, c'era quasi nessuno che gli stava vicino, no? Cioè, altro che distacco, no? Ecco, allora, certo, uno non si deve spaventare, perché non dobbiamo avere mai paura di Dio, né tantomeno della divina volontà, no? Però dobbiamo comprendere queste cose profondamente, perché non si realizza la vita nella divina volontà se siamo attaccati, credo che lo dicevo ieri sera, anche a una persona santa, anche ad un affetto santo. Non esiste, non può e non deve esistere una cosa del genere, perché altrimenti rovina completamente l'opera di Dio in noi. Gesù diceva queste parole, ci arriveremo nel volume 11. Il vero amore deve essere solo. Invece, quando è appoggiato a qualche altro, fosse anche santo, persona spirituale, mi nausea ed invece di contento ne provo amarezza e fastidio. Perché l'amore solo quando è solo mi dà padronanza e posso fare quello che voglio dell'anima. Questo bisogna metterselo bene in testa, questo qui. Detto questo, e quindi qui Luisa sta, vedete come Gesù la sta distaccando anche dalle esperienze soprannaturali. Deve fare 40 giorni di astinenza, perché Luisa Piccarreta non si deve attaccare a quello. Luisa Piccarreta deve essere attaccata alla divina volontà e deve operare nella divina volontà, deve formare il regno della divina volontà, deve compiere la missione che Gesù gli ha affidato. Se Gesù viene tutti i giorni, benissimo. Se Gesù sparisce per 2 mesi, benissimo. Se sparisce per sempre, benissimo. Muoio di dolore, morirò di dolore. Se si muore di crepacuore, meglio, ce l'andiamo in paradiso. E rimango sulla terra e muoio vivendo e vivo morendo. Offriamo tutto, come ha spiegato prima, al Signore in obbedienza alla divina volontà. Trasformiamo anche questo in amore, no? L'ha detto. Mi sento senza vita, però sia per amore tuo la tua stessa privazione. Basta. Cioè, diventa tutto semplicissimo, diventa, se si entra in questa ottica, no? Intanto le persone dicono, ma è facile o difficile entrare nella divina volontà? Dipende. Cioè, questo è semplicissimo fare una cosa di questo genere. Non è difficile viverlo, certamente è impegnativo, d'accordo? Ma è semplicissimo sotto certi aspetti, facilissimo. Al pensiero poi, e qui chiudiamo, dice, vabbè, mo si è sparito tutto questo tempo, ma allora non è che me lo sono sognato, oppure fantasia, oppure diavoli. E qui Gesù dà un criterio di discernimento fondamentalissimo, che vale per le cose straordinarie, ma vale anche per le cose ordinarie, soprattutto per comprendere quanto siamo entrati nel regno della divina volontà, ed è la pace. Ieri, il 1º gennaio, l'ottava di Natale, è stata la giornata mondiale della pace. Speriamo che abbiamo compreso alcune cose. Quella pace soave dentro e fuori di te. Quella è la spia, come dire, inequivocabile della presenza di Dio. Così come la sua assenza è spia inequivocabile che Dio non c'è. Gesù, per spiegare questa cosa, dice, guarda, colui che è tutto pace è Dio, ma se potesse sorprenderlo arido di turbazione, cesserebbe di essere Dio.
È forte questa espressione. Non è che ci sarebbe di essere Dio se non fosse onnipotente. No, se potesse essere sorpreso da alito di turbazione. Offuscata la sua maestà, impicciolita la sua grandezza e debole la sua potenza. E, come insegnano Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, i discriminanti ultimi dei casi dubbi dell'esperienza soprannaturale sono proprio queste: quanta pace c'hai e quanto cresci nelle virtù. Perché se la pace è tanta e la crescita nelle virtù pari, vuol dire che tu stai vivendo cose di cielo. Se queste cose non ci sono, sono due le cose: o tu stai respingendo le grazie del cielo, perché anche se uno respinge le grazie del cielo, queste cose non le vive, oppure sei ingannato. Gesù dice: di nessun'altra cosa mi sono tanto dispiaciuto che se non ti vedessi in pace. Tante volte che sono venuto e t'ho visto che eri turbata, ti ho sempre corretto. Quindi questo deve essere anche una norma del nostro agire. Appena qualche cosa ci fa nascere il turbamento nel cuore, pensieri, parole, situazioni, persone, scelte, no. Tutto deve svolgersi nella pace del cuore. Ecco. Perché la fantasia, il sogno e molto meno il demonio non possono produrre questo effetto. Non possono. Proprio i maestri di spirito dicono che quando arriva il demonio, proprio il segno distintivo ti può apparire sotto le sembianze della Madonna, di Gesù Cristo, può fare tutto quello che ti pare, ti può parlare, può farti le rivelazioni, messe tutto quello che vuoi. Vedi come stai nel cuore quando stai a contatto con questo, perché lui può fare tutto, può apparire bello come la Madonna, anche se è una bellezza, può fare tutto meno che trasmetterti la pace. Allora, è tanto che posso fare tutto, quindi cioè, è molto facile, come dire, essere da lui ingannati nell'ordinario come nello straordinario, però se uno serba questo criterio lo smaschera sempre. Perché dove la pace non si trova, Dio non c'è. E quasi sempre c'è o la nostra umana volontà, il sogno e la fantasia, oppure il nemico di Dio, che pace non ha, pace non è e pace non può dare. Tu sei la regina della pace, o Santa Vergine Maria, come abbiamo ascoltato, anche la tua presenza produce questo stesso identico effetto che la presenza di Gesù. Non è un caso, insomma, che ami particolarmente questo titolo. Bene, aiutaci, ecco, a comprendere bene queste importantissime, ecco, dinamiche della vita interiore, l'importanza di questo profondissimo distacco e dell'avere come unica mira della nostra attenzione e intenzione solo quello di essere sempre in ogni istante uniti con la Divina Volontà, nell'attimo presente, in quello che ci viene chiesto di vivere, e senza né pensare al passato,
né pensare al futuro. Quello che possiamo sempre fare è amare e desiderare te e Gesù come oggetti del nostro amore. Questo possiamo farlo sempre. Ma sempre in stato di piena e perfetta adesione a quelle che sono le vostre disposizioni dell'attimo presente. Questo è il segreto della vita nella divina volontà, è il segreto per stare sempre nella pace. È il segreto della vita di cielo anche qui su questa terra. Aiutaci non solo ad impararlo, ma a viverlo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.